un pasto caldo, un letto, insegnava a pregare. Insomma, li rivestiva di abiti puliti e di dignità. Sabato 25 novembre l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, si recherà presso Casa Betania a Seveso, in provincia di Monza e Brianza, per concludere la fase diocesana del processo di canonizzazione di fratel Ettore Boschini, religioso camigliano, scomparso il 20 agosto 2004. La cerimonia di sabato mattina vuole sigillare tutte le informazioni raccolte in questi anni, dal 19 dicembre 2017, quando l'arcivescovo di Milano aprì il processo di canonizzazione. Tutto il materiale raccolto verrà inviato alla Santa Sede in Vaticano, dove verrà letto, visionato, verificato dalla Congregazione per le cause dei Santi e delle Sante. In seguito il Papa proclamerà il servo di Dio fratel Ettore venerabile. Questo chiude la prima fase del processo di canonizzazione. La fase successiva è la dichiarazione di beatificazione, per arrivare alla quale deve essere riconosciuto un miracolo attribuito all'intercessione del venerabile. L'appuntamento per tutti, quindi, è per sabato 25 novembre alle ore 10 presso Casa Betania in corso Isonzo 90 a Seveso.